Buonasera e ben ritrovati con l'informazione quotidiana dell'attacco. Potrebbe essere il prescelto del centrodestra per la candidatura a sindaco di Foggia, ma lui appare riluttante a candidarsi. Ecco chi è Giannicola De Leonardis. L'attacco ne ha tracciato il profilo politico, umano e familiare. Nel servizio di Fabrizio Sereno. Chi conosce bene Giannicola De Leonardis, per gli amici Pico Pico, lo descrive come un moderato doc dalle grandi qualità, uno di quelli che sa fare la politica in modo riservato, qualità personale che deve aver ereditato dal padre Donato, storico parlamentare di punta della DC per molte legislature. L'attacco, ascoltando autorevoli analisti politici che rappresentano un pezzo di memoria storica della città, nonché ex dirigenti territoriali di Fratelli d'Italia, ha provato a ricostruire il profilo del consigliere regionale che gli ultimissimi rumors del tavolo di coalizione del centrodestra danno tra i tre papabili per la candidatura a sindaco di Foggia. Anche se De Leonardis a proporsi in questo ruolo non ci pensa affatto. Giannicola De Leonardis, afferma una fonte dell'attacco, nasce in una famiglia in cui la politica era di casa e l'ultimo dei figli di Donato De Leonardis, quest'ultimo tra i pochi amici fraterni di Aldo Moro. L'ambiente in cui si formò il padre di Giannicola De Leonardis, nonché l'aria che lui stesso respirò sin da piccolo, fu la FUCI, Federazione Universitaria Cattolici Italiana, una realtà che espresse la migliore classe dirigente che la Democrazia Cristiana abbia mai avuto. Oggi Giannicola De Leonardis, da sempre moderato, si ritrova in Fratelli d'Italia seguendo un percorso parallelo molto simile a quello del ministro Raffaele Fitto. Commercialista di professione, molto amico dell'imprenditore della sanità Paolo Telesforo, la storia personale di Giannicola De Leonardis affonda le sue radici in una famiglia di grandi possidenti terrieri, a sua volta incrociatisi in termini di parentela con il notabilato storicamente di destra dei Pepe. Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis è una persona ritenuta trasversalmente onesta e per bene, mai sfiorato da eventi di cronaca giudiziaria. Un profilo in sostanza molto interessante per una candidatura a sindaco del centrodestra. Se si candidasse, dice all'attacco un ex dirigente della destra locale, sarebbe una figura altamente istituzionale per la corsa a sindaco. E allora perché De Leonardis non vuole candidarsi a sindaco di Foggia? Ha sempre espresso questa posizione in tutte le riunioni politiche, continua la fonte. È risentito per la negata candidatura alle politiche. Era stato inizialmente indicato da Fitto quale candidato al Parlamento, ma all'improvviso Fitto propose Fallucchi al suo posto. L'unico modo ora per convincerlo a candidarsi sarebbe imporgli la candidatura dall'alto, magari attraverso una chiamata diretta della Premier Giorgia Meloni, conclude la fonte. Il Consiglio regionale pugliese può anche sospendere i lavori per alcune settimane nel periodo estivo, ma le patologie e la disabilità non vanno in ferie. Ci sono cittadini fragili che non possono usufruire di alcuni servizi specifici, in particolare di cicli di riabilitazione termale a loro destinati, poiché la Regione Puglia non ha normato l'utilizzo della quota da destinare ai pugliesi per la riabilitazione termale, pur avendo ricevuto dallo Stato un finanziamento di circa 370.000 euro per l'anno in corso. Fondi che sono ancora bloccati in qualche cassetto. Per porre la giusta attenzione su questa situazione che perdura da tempo, il consigliere regionale Antonio Tutolo domani darà inizio ad una protesta davanti alla sede del Consiglio in via Gentile a Bari. Tutolo ha deciso di incatenarsi per sollecitare gli uffici preposti. Si tratta di utenti affetti da gravi patologie invalidanti, spiega Tutolo, con attestazione di invalidità civile in gran parte del 100%. E intanto a Pietramonte Corvino 150 cittadini hanno presentato una petizione per chiedere di modificare il nome di piazza Centro Anziani in piazza Silvio Berlusconi, dedicandola al leader di Forza Italia scomparso a giugno. L'idea è di Francesco Mancini, coordinatore regionale di Studenti per le Libertà. Nel giorno della sua morte, spiega Mancini, ho promesso a lui e a me stesso che avrei portato a termine questo impegno che è subito diventato un dovere nei confronti dei nostri ideali e della sua storia, consapevoli di tutti gli ostacoli che ci aspettano per vederci approvata questa richiesta. E ancora il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta esorta la comunità a partecipare al progetto di candidatura a Capitale della Cultura 2026 che dovrà essere consegnato il prossimo 27 settembre. Ce ne parla Anna Ricciardi.
Lucera si candida a Capitale della Cultura 2023. Lo fa grazie al sostegno di tutti i Montidauni e della Regione Puglia. Entro il 27 settembre prossimo dovrà stilare un dossier di candidatura con una programmazione culturale degna di nota per potersi aggiudicare il prestigioso titolo. Il sindaco Giuseppe Pitta continua attraverso le sue pagine social a coinvolgere la comunità in questa campagna di sponsorizzazione di Lucera Capitale della Cultura, rimarcando che l'unica città pugliese a concorrere. Lo si deve anche alla sensibilità e all'intelligenza dei sindaci dei borghi dei Montidauni, a partire da quelli che compongono l'Unione Comunale dei Montidauni Meridionali, sottolinea il primo cittadino di Lucera. A partire dal 4 luglio continua, siamo al lavoro per costruire il miglior progetto possibile che dovremo presentare il 27 settembre. Tutti noi, il sindaco, assessori, consiglieri comunali, le organizzazioni di rappresentanza, le associazioni culturali e sportive, istituzioni scolastiche, ecclesiastiche, ancora imprese, professionisti, insomma tutte le lucerine e i lucerini, contribuiremo a mettere nero su bianco la visione futura della nostra città, dice il sindaco. Tutti insieme siamo un corpo vivo animato da sensibilità e intelligenza, con i piedi ben saldi in un passato glorioso e lo sguardo proiettato verso un futuro entusiasmante. Sulla pagina ufficiale di Lucera Capitale della Cultura intanto si annuncia che a breve verranno fornite informazioni e dettagli sul percorso condiviso e partecipato. Si è celebrato questa mattina il 6° anniversario della morte dei fratelli Luciani, vittime innocenti della strage di mafia di San Marco in Lamis, un quadruplice omicidio in cui fu freddato il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Fabrizio Sereno ad Arcangela Petrucci, vedova di Luigi Luciani, presente sul luogo della strage per la cerimonia di deposizione della corona di fiori insieme a istituzioni del territorio, associazioni dell'antimafia sociale e società civile. Fabrizio Sereno. Questi anni, quali passi in avanti sono stati fatti dalla comunità contro la mafia? Allora, è cambiato tanto, veramente in questi 6 anni è cambiato veramente tanto. Io sinceramente sono molto, non so come dire, scoraggiata, amareggiata, soprattutto quando vedo mio figlio che oggi, che ha 7 anni, cerca in continuazione il suo papà. Poi dopodiché c'è una maggiore presa di posizione o comunque di coscienza da parte dei cittadini del fenomeno mafioso, anche se con grande dispiacere devo evidenziare che nonostante tutto quello che è successo e che continua a succedere, c'è ancora chi continua a minimizzare o addirittura a negare l'esistenza della mafia su questo territorio, asserendo che è una pura invenzione di magistrati e forze dell'ordine. E a 6 anni ricordo di questa strage, di queste vittime innocenti ancora molto vivo, tanta la partecipazione delle istituzioni, tanti sindaci dei centri del Gargano, sente il calore attorno a sé delle istituzioni e della comunità in generale? Sì, le istituzioni, soprattutto quelle territoriali, ci sono sempre presenti e questo è un bel segnale, ma non solo sono presenti, come dire, fisicamente nei momenti delle varie ricorrenze, ma sono presenti anche durante il lavoro, nelle indagini, non smettono mai di andare avanti, di cercare di capire, e questo è molto importante, vuol dire che il territorio ha iniziato veramente un po', come dire, primo passo verso il cambiamento. Ultima cosa, la speranza sono i giovani. Lei è impegnata nel sociale, si è fatta in qualche modo testimonial dell'antimafia sociale, della battaglia contro la mafia. Come sono i giovani di oggi? Vede, diciamo, un impegno, una coscienza su questo tema da parte dei giovani di oggi? Allora, la cosa che ho capito è che i giovani sono presenti, però bisogna come dire, spiegare loro cosa è successo, fare memoria, proprio affinché possano partire proprio da quello che è stato, da ciò che è successo su questo nostro territorio, dalla tragedia, dalle varie tragedie, per lottare per un futuro migliore.
Le avventure estive continuano e la voglia di farvi parte, di partecipare, aumenta e fa sentire anche la sua influenza in questo particolare periodo della stagione. Tra le novità a Borgo Rock, a Borgo Cervaro, ce ne parla Silvia Guerrieri. L'estate avanza sempre di più, domani sera alle ore 21 in Piazza Episcopo a Troia ci sarà il tributo a Renato Zero e Pino Daniele. Da oggi invece fino al 29 agosto presso il castello di Monte Sant'Angelo per il cartellone estivo ci sarà la mostra Viaggiarte in Puglia. Domani invece in piazza De Galganis Terranima in concerto. Stasera invece per il Carpino in Folk ci sono i Darawish, domani Antonio Castrignano e i Cantori di Carpino a chiudere la tripletta organizzata proprio al comune. Infine domani Peschici sotto le stelle, bianche presenze, live music, unione tra farfalle luminose e musica dal vivo alle ore 10, uno spettacolo itinerante. Questa sera poi l'Orchestra Suoni del Sud celebrerà Ennio Morricone in un concerto a Marina Piccola, un omaggio al maestro del cinema italiano a Vieste. Chiudiamo con lo sport. Il Foggia si avvia per grandi passi verso la conclusione della prima fase del ritiro ad Assisi. Cudini aspetta rinforzi e Patron Canonico tenta di flirtare nuovamente con gli imprenditori locali. Pino Autunno. Ancora due giorni e la prima fase del ritiro del Foggia in Umbria si concluderà. Cudini, dopo il turno di coppa col Catanzaro di sabato scorso, ha intensificato i carichi di lavoro. Ora la squadra sta mettendo benzina nel motore ed è normale che cominci ad affiorare la stanchezza. Prima del rompete le righe, però, il tecnico marchigiano attende segnali dal mercato. L'organico va adeguatamente puntellato in ogni reparto con acquisti mirati che consentano di far lievitare il tasso tecnico. Prima di Ferragosto si spera si chiarisca anche la vicenda Frigerio, dopo che il giocatore ha disertato il ritiro perché intende cambiare aria. Intanto sul fronte societario Canonico, che in queste ore a Modugno sta incontrando i gruppi organizzati, non ha ancora del tutto perso le speranze di spuntarla per la B davanti al Consiglio di Stato, che in notizia di giornata slitterà al prossimo 14 di settembre, ma nel frattempo prova a riaprire il dialogo con gli imprenditori locali, che meno di un mese fa avevano manifestato l'intenzione di rilevare il club. Non si sa mai. Bene, è tutto, abbiamo concluso anche per oggi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani, sempre alle ore 20, buona serata da Onofrio D'Alessio.